augura a tutti voi buone feste. Eccoci di nuovo in diretta, eccoci di nuovo a Diamante, potremmo dire, a chi ci ascolta sulle frequenze di Radio Azzurra, perché un tempo era Diamante d'estate, poi si era allungato a settembre il Peperoncino Festival, siamo arrivati ad ottobre quest'anno, a dicembre le luminare, a maggio il Giro d'Italia, insomma lasciatemelo dire, Diamante tutto l'anno, potrei coniare un nuovo slogan. Siamo a Diamante perché questa sera c'è stata l'accensione delle luminarie. Vi posso dire che mentre arrivavo è un colpo d'occhio splendido, quindi invito tutti quelli che ci stanno ascoltando, da questa sera e fino al 6 gennaio sarà tutta una via luminosa. Poi ascolteremo i protagonisti, cioè coloro che hanno reso possibile questo spettacolo nello spettacolo, perché anche questa è una tappa di un appuntamento ancora più importante, lasciatemelo dire, che è la candidatura di Diamante a Capitale Italiana della Cultura 2024. Tutto questo ci rende orgogliosi di poter raccontare tutte queste tappe e proprio in vista di questa importante tappa che speriamo si possa concretizzare da qui a qualche mese, abbiamo con noi intanto un diamantese, perché cittadino onorario di Diamante, parlo del maestro orafo Gerardo Sacco. Buonasera maestro. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, questa sera chi ha visto il programma sa che presenteremo un libro, ma prima dobbiamo fare una cosa ancora più importante, perché il maestro Sacco ha creato proprio per l'occasione, per questa candidatura, ha creato qualcosa di importante. Adesso, per chi è qui in sala, al DAC di Diamante partiranno delle immagini e noi proveremo invece a raccontarvele, ovviamente con la voce del protagonista. Facciamo partire il video, maestro? Sì, sì, certamente. Tu raccontaci tutto intanto, perché chi ci ascolta purtroppo non riesce a vedere quello che vediamo noi. Allora, c'è la GS. Che sei tu, Gerardo Sacco. Allora, si parte dall'ideazione. Quello che mi inorgoglisce è che un laboratorio in Calabria, dove ci hanno messo per ultimo, una volta eravamo penultimi, l'ultimo era Vibo e adesso abbiamo superato Vibo, dai, siamo gli ultimi. Però io sono orgoglioso di essere stato considerato i primi, voi forse non lo sapete, però la Gerardo Sacco è stata considerata la numero uno per quanto riguarda il Made in Italy, perché addirittura il Made in Calabria, produciamo tutto presso il nostro laboratorio e come vedete dall'ideazione la passiamo, qui abbiamo passato la parte prima dove c'era la stampante 3D, le mie idee vengono stampate, qui siamo già alla fusione, quindi questo è un cilindro dove si mettono tutte dentro le forme che abbiamo messo, qui la cera ha preso il metallo, ha preso il posto della cera, ora questo viene la parte dello sgrassaggio, vedete il laboratorio sembra una clinica, invece altri laboratori sono tutti obsoleti oppure non hanno tutti i crismi della nostra praticamente regolarità. Come vedete è una catena di montaggio umana, vengono fatte sì in serie le fusioni, però ognuno lo monta a mano a modo suo. Qui le ragazze stanno a infilare le perline, questo ora guardate a controllo qualità, prima di andare viene controllato proprio attraverso il computer con la stampante a laser, qui i dolci vengono passati al banco per essere assaporati, qua è la strategia per quanto riguarda, perché grazie a Dio la Gerardo Sacco va oltre la Calabria e oltre l'Italia. Un piccolo inciso, una volta avevo due persone che stavano ad aprire la porta a fare da segretaria a spedire i pacchi, ora solo per la spedizione sono 7 persone praticamente, quindi devo dire che questo è dovuto al fatto che amo il mio lavoro, credo di saper fare solo questo ed è praticamente il risultato di una vita che soprattutto la sto trasmettendo a ben 64 persone che lavorano.
non esiste un laboratorio dove l'acciaieria che supera le 30 unità, noi ne abbiamo ben 64, quindi ne approfitto per salutare tutti loro, perché se io sono qui con il microfono a spiegare queste cose, il merito è chi sta al banco del lavoro a stare seduto. Grazie ragazzi. Grazie maestro Sacco. Allora, veramente abbiamo visto condensato quello che è il lavoro della GS, della Gerardo Sacco, e ne parleremo ancora meglio perché anche il libro che presenteranno sarà tutto incentrato sulla vita, sull'opera del maestro Gerardo Sacco. Come si fa in ogni salotto, il padrone di casa saluta tutti, e questa sera con noi, come al solito, c'è il sindaco, il senatore Ernesto Magorno. A lui è stato dato veramente l'onore di accendere ancora di più questo diamante. Buonasera sindaco. Buonasera, idealmente le luci le ha accese il nostro prefetto. Io ringrazio per essere qui questa sera a Diamante, per aver dato un segno di vicinanza dello Stato ai municipi. In fondo la storia del nostro paese è una storia di torri e di campanili, di municipi, quindi storia di territori, quindi il gesto del prefetto noi lo riteniamo straordinariamente importante, perché tutta la nostra comunità si è raccolta attorno al sindaco, al prefetto, alle forze dell'ordine che erano presenti. Ringrazio il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Spoto, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il comandante Rizzo, il capitano, il nostro capitano dei Carabinieri, il capitano D'Angelo, tutte le forze dell'ordine, il comandante della stazione locale, i vigili urbani, tutte le forze dell'ordine che dimostrano la loro vicinanza ai cittadini, la loro presenza è importante non solo perché dà sicurezza, perché dà l'idea di uno Stato unito, capace di stare insieme in momenti così straordinari e così importanti. Abbiamo acceso le luci e abbiamo la presenza di uno dei nostri cittadini onorari più importanti, Gerardo Sacco, che ha avuto la capacità di trasportare fuori dalla nostra regione, le radici della nostra regione, nella sua arte c'è tutta la storia della nostra regione, la cultura della nostra regione, la capacità creativa della nostra regione, la capacità anche di riscatto. Gerardo è uno che, come tanti cittadini calabresi, uomini e donne calabresi, è parte dalla vita comune, dalla debolezza della nostra regione. Questa debolezza si è trasformata in una straordinaria forza che viene raccontata in questo libro. Stasera c'è l'autore, che è un giornalista famoso, importante, Costner, poi c'è il professore Bozzo che, con la sua presenza dà ancora più lustro a questa serata. Non mi rimane molto da aggiungere se non ringraziare la tanta gente che è venuta questa sera a Diamante e che ci ascolta, il regista di queste luminarie, Edoardo Grimaldi, il creatore delle luminarie, Enzo, non mi ricordo il cognome, ma non me ne vorrà, che è stato bravo, ha fatto un lavoro straordinario. Io non l'avevo visto, l'ho visto stasera andando in giro, Radio Azzurro, Telediamanti, giornalisti, la stampa che ci ha dato una mano enorme, che io ringrazio e che chiedo ancora di continuare a sostenerci in questo lavoro, che è un pezzo di strada anche, scusate se l'ho fatta lunga, generalmente io la faccio sempre breve, ma l'età ormai mi fa parlare un po' di più. Quando ero più giovane ero telegrafico, poi piano piano, più sono passati gli anni, più meno telegrafico e più prolisso sono diventato, ma è l'età che ci conduce ad essere così, forse più riflessivi. C'è anche Lucia Serino, che ringrazio, che è l'autrice del nostro dossier. Con lei stiamo facendo un pezzo di strada importante, che ci vedrà protagonisti il 15 dicembre a Roma, perché noi abbiamo voluto mettere in campo per le prossime settimane due grandi iniziative a Roma. Una che faremo il 15 nella sala di rappresentanza dell'INPS, Gerardo sarà della partita, vedrà la presenza di uomini di governo, di presidente di commissioni del Senato, sia del presidente della commissione cultura che del presidente della commissione agricoltura del Senato, il sottosegretario Battistoni all'agricoltura, il sottosegretario Gabrielli che mi ha assicurato la sua presenza,
e tanti altri uomini e donne calabresi che saranno con noi in quelle giornate. L'11 gennaio invece sarà una giornata dedicata al piccante sulla via della seta, il peperoncino. Avremo la presenza del ministro Di Maio e dell'ambasciatore in Italia della Repubblica Popolare Cinese. Insomma, stiamo andando avanti per fare in modo che Diamante, questo obiettivo che si è posto, se lo conquisti sul campo, e di essere comunque vincitori anche morali di questa chiamiamola così, battaglia, perché per dirla con il presidente della regione, se dovessimo raggiungere questo obiettivo non lo raggiunge Diamante ma lo raggiunge la Calabria, e quindi lo raggiungiamo tutti noi. Grazie e scusatemi se l'ho fatto un po' lungo. E ne siamo certi, per questo siamo tutti a tifare e a supportare. Bene, adesso lascio il microfono. Voglio aggiungere una cosa, che illuminare una città come Diamante è molto facile, comunque, aprirla già di se stessa. Vedi che vuol dire essere cittadini onorari, una sponsorizzazione di Diamante. Rossella Pagano, lascio a te il microfono, tutti tuoi. Grazie Marianna, abbiamo già anticipatamente presentato questa serata che con la presentazione del libro Come l'araba fenice rinascere dopo il Covid-19 si fa davvero da cornice a quello che sarà il cartellone di programmazione di un vasto, di vasti eventi che andranno a vietarci in tutto il mese di dicembre qui a Diamante, sulla scia di quello che abbiamo detto è la candidatura di Diamante a città capitale della cultura italiana 2024. Ho l'onore e il piacere di avere e di presentarvi gli ospiti della serata, il maestro Gerardo Sacco che abbiamo già salutato, il giornalista Francesco Costner, autore del libro, e il professor Mario Bozzo, nonché presidente onorario della Fondazione Carica. Grazie della vostra presenza. Ecco, il libro di Gerardo Sacco dimostra come effettivamente in un periodo come il Covid-19, un periodo triste, un periodo dove davvero molti si sono fatti prendere dallo sconforto, si sono abbattuti, il maestro invece dimostra come anche in un periodo pandemico che ancora oggi non possiamo dire di aver superato, si trova la forza di andare avanti, proprio di rinascere proprio come l'araba fenice. Lo fa il maestro affidandosi nuovamente per la seconda volta all'amico oramai da anni il giornalista Francesco Costner, lo fa affidando a lui la possibilità di raccontare il lockdown e come lui lo ha vissuto. Come ha vissuto questo lockdown, per lui è stato anche un modo di riflettere sulla sua vita, su vari aspetti della sua vita, del suo lavoro, e soprattutto un modo per anche creare delle nuove creazioni che adesso avremo anche modo di vedere. Prima di dare la parola all'autore, di fare qualche domanda a Gerardo Sacco, do la parola al professor Mario Bozzo per dare un'introduzione al libro, anche perché il professor Bozzo, nonché presidente della Fondazione Carical, sa più di tutti quanto è importante incentivare queste manifestazioni per poter proprio garantire lo sviluppo della nostra terra. E eventi come questi e professionisti come Gerardo Sacco dimostrano come la nostra terra ha bisogno davvero di un futuro migliore, sulle orme del nostro maestro. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Un saluto cordiale al senatore Magorno, sindaco di Diamante, a Sua Eccellenza il prefetto, alle autorità e a tutti coloro che sono qui convenuti per assistere alla presentazione di questo libro. È il secondo libro di Gerardo Sacco e di Francesco Costiner. Il primo, che ha avuto un grandissimo successo, tanto che sono state necessarie diverse ristampe o edizioni, che dir si voglia, per far fronte alle crescenti richieste dei lettori. Il titolo, sul quale poi tornerò nel corso di questa mia riflessione, era Sono nessuno. Questo secondo libro
ha come titolo, lo diceva già la nostra conduttrice, un mito antico, quello dell'Araba Fenice, l'uccello infuocato che rinasce dalle sue ceneri e che con rinnovate energie spicca il suo volo verso i liberi cieli. Entrambi questi libri nascono dalla virtuosa collaborazione di due intelligenze, quella di Gerardo, a parte tutti gli altri meriti di cui parleremo, di Gerardo che è un brillante raccontatore nella sua vicenda umana ed artistica, e quella di Francesco Costner, che ha raccolto le parti essenziali di questa vicenda e l'ha trasferita nel testo, in una pagina delicata, incisiva, catturante. Il libro prende il via e trae quindi ispirazione da una brutta esperienza che Gerardo ha vissuto un anno fa, quando fu colpito dal coronavirus. Egli però, a differenza di tanti altri che si portano dietro uscendo dalla malattia effetti collaterali anche molto pesanti, lui è uscito rafforzato nella sua tempra di lottatore che non si è mai fermato dinanzi alle difficoltà e agli ostacoli, li ha affrontati con coraggio e determinazione, riuscendo sempre vittorioso. Tant'è che la nipotina, c'è un capitoletto dedicato a lei, pensando proprio alle difficoltà che il nonno ha sempre superato, dice: nonno, di che ti lamenti? Tu hai culo, hai superato sempre tutte le difficoltà. Dicevo, a differenza di tanti altri, Gerardo è uscito più temprato nella sua mente, nella sua volontà di andare avanti, ma ha visto anche potenziata la sua capacità inventiva di artista, tant'è vero che durante la forzata convalescenza, avendo molto tempo a disposizione, perché costretto a non andare più in giro per l'Italia e per il mondo, ha ideato una nuova collana di gioielli che ha intitolato I gioielli della rinascita. E qui c'è già, in quello che ho appena detto, c'è già il mito, o la incarnazione del mito, dell'Araba Fenice, che dalle difficoltà nel mito sono le ceneri, ma sono una metafora delle difficoltà e degli ostacoli che l'uomo incontra nella vita, è riuscito praticamente, non solo irrobustito nel fisico, nella mente e nella volontà, ma anche nella sua capacità creativa. E Gerardo lo confessa, lo dice apertamente, dice di avere sfidato il morbo, di avere sfidato la malattia. Ed io, che sono abituato a leggere i libri che presento, a differenza di molti che si limitano all'indice, vi leggo tre righe soltanto. All'introduzione. Parla alla malattia, al Covid, in particolare al virus. Tu continui ad avanzare, io vado avanti per la mia strada, rispondo ai tuoi attacchi con le mie idee, che mi fanno guardare con fiducia ad un futuro prossimo in cui
sarai senza forza, mentre io continuerò ad essere un inquaribile ottimismo. Un dialogo pazzesco, quasi ai limiti della follia, ma è stato l'antidoto più efficace di fronte a quei difficilissimi momenti di rassegnazione collettiva. Alla forza della morte ho contrapposto l'energia della vita, il mio desiderio di rinascere. E ci sei riuscito in maniera perfetta. Ma si trattava poi di scegliere i temi da trasferire nei gioielli. E Gerardo si è ricordato di due eventi, il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri e il 100° anniversario della morte di Modigliani. E quindi questa nuova collana, la collana della rinascita, è dedicata proprio a questi due grandi di un passato antico Dante e di un passato più recente Modigliani. Ma confessa nel libro, io di Dante, proprio perché è uomo senza scuola, ho dovuto bloccare il suo percorso formativo alla quinta elementare, di Dante non avevo mai sentito parlare, non avevo sentito parlare né del Dolce Stilnovo, né della Divina Commedia, e poi mai del Convivio, sul quale si sofferma, evidenziando come effettivamente quest'opera sia, come dire, una azione di democrazia culturale, nel senso che ha portato alla conoscenza di chi alla scienza non si era mai avvicinato, ecco, le nozioni essenziali di questa, del sapere scientifico e filosofico. E allora ha pensato di dedicare parte di questa nuova collana a Dante Alighieri, di cui lui ricorda, ecco, soprattutto l'ultimo verso con cui si conclude l'inverno: uscimmo a rivedere le stelle. E c'è anche in Dante, tutto sommato, la incarnazione del mito dell'araba fenice. Dante che si ritrova nella selva oscura degli errori e del peccato, perché Dante ha commesso molti errori, anche nel Convivio. Si ritrova nella selva oscura, cerca di salire sul colle, illuminato dai rai del pianeta che vena dritto a lui per ogni calle, ma non può, non basta l'istinto, c'è bisogno di una volontà ferrea, c'è bisogno soprattutto di un'azione forte che solo nell'inverno può trovare spazio dinanzi appunto alla sofferenza dei peccatori. E Dante attraversa l'inverno, guidato da Virgilio, con quello che Virgilio rappresenta, alla fine torna a rivedere le stelle. E poi c'è il purgatorio, l'ingresso nel paradiso terrestre, dove incontra Beatrice che lo porterà da un cielo all'altro fino alla visione, sia pure così improvvisa, istantanea, momentanea, velocissima, di Dio. Ecco, anche Dante ha sperimentato sulla sua pelle, no, la gioia, ecco, di essere e di sentirsi araba fenice, che rinasce, ecco, dalla selva degli errori e del peccato fino alla saggezza e quindi fino poi alla conquista della grazia attraverso la donna che in vita aveva amato e che continuerà ad amare, sia pure di un amore diverso, lontano dai sensi e dalle tentazioni che i sensi danno. L'altro è legato a Modigliani.
altro motivo di ispirazione. Modigliani che è noto ovviamente, e qui Dante non lo accetterebbe, lo metterebbe semmai tra i lussuriosi nell'inverno, no? E è noto per i suoi nudi femminili, dove serpeggia una sensualità fortissima, e soprattutto poi per le famose teste, che sono con i colli, i famosi colli della Modigliani, eccetera. E Gerardo ha creato queste due collane che sono molto importanti. Ma nel libro non parla solo di questo. Nel libro c'è spazio ovviamente per gli affetti, per i figli, per i nipotini, abbiamo già ricordato Chicca. La Checca. Chicca si chiama, ecco. Per i figli, i nipotini, i suoi collaboratori, ma c'è poi un profondo amore per il mondo e quindi anche per la grazia. Lui dice: io ho raggiunto come età il 4/20, e quindi quel treno sul quale sono salito, il treno della mia vita, da un momento all'altro arriva all'ultima fermata, a destinazione, dove dovrò scendere. E allora mi aspetta un'altra dimensione, e dall'altra vita io vorrei vedere ancora questo mondo, però in maniera diversa, un mondo cambiato. Ed è un grande auspicio. E voi mi consentirete, sempre per quel che ho detto prima, di leggere qualcosa. I sogni di un italiano un po' in là negli anni. Quando arriverà il momento, potrò dunque dare uno sguardo a quello che succede nel mondo. E allora mi piacerebbe assistere a un cambiamento radicale. Mi piacerebbe osservare che la pace abbia attecchito ovunque nel mondo. Sarei felice di guardare i grandi della terra smantellare gli arsenali nucleari. Mi piacerebbe ammirare la terra finalmente recuperata ad un pieno equilibrio ecologico, l'ambiente rispettato, i mari, le montagne senza rifiuti, le specie a rischio protette e aiutate a riprodursi nuovamente. Sarebbe bello non essere più spettatori impotenti di azioni che ledono i diritti fondamentali dell'uomo, come il caso dello studente egiziano Frank Sizaki purtroppo dimostra. Sarebbe un traguardo importante vedere l'Europa unita e solidale, animata da principi e interessi comuni. Sarebbe bello cancellare per sempre le immagini dolorose delle imbarcazioni con continue con centinaia di disperati a bordo, alla ricerca di un approdo sicuro. Sarebbe bello che non si ripetessero le scene strazianti di tanti piccoli innocenti morti in mare e delle loro mamme disperate davanti ai loro corpicini senza vita. Sarebbe bello un mondo senza più violenze contro le donne, discriminazioni che riguardano l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la disabilità. Sarebbe bello eliminare la piaga dello sfruttamento lavorativo dei minori, restituire il diritto all'infanzia. A decine di milioni di bambini che vivono in stato di schiavitù. Sarebbe bello che l'esercizio dell'attività politica, e il senatore questo messaggio lo raccoglie, sarebbe bello che l'esercizio dell'attività politica fosse caratterizzato dalla competenza di chi ad essa si dedica, dalla sobrietà di comportamenti e da una drastica riduzione dei costi
senza altri privilegi. Sarebbe bello cancellare la pena dell'ergastolo, sarebbe bello constatare l'esistenza di una pubblica amministrazione competente, sana, che agisce in funzione degli interessi generali. Sarebbe bello rimuovere il cancro dell'evasione fiscale. Sarebbe bello vedere i giovani crescere, studiare. Vorrei poter vedere tutte queste cose e altre ancora, una volta che non ci sarò più. Allora, probabilmente, la gioia che proverò sarà il viatico per proseguire serenamente la mia nuova storia, guardando a quella precedente con i sentimenti di chi al mondo ha voluto un gran bene e nel suo piccolo si è sacrificato perché potesse migliorare. C'è poi un altro capitolo bellissimo, intitolato La Grande Rivoluzione. Qui ve lo riassumo per non abusare della cortesia del vostro ascolto. La Calabria è quella che è. Le arretratezze nei vari settori sono sotto gli occhi di tutti. La sanità in particolare, sulla quale Gerardo dice cose molto risentite ed anche molto sentite ed approfondite. Fa una sola eccezione. Per l'ospedale di Catanzaro. Quella dell'ospedale pugliese di Catanzaro, dove è stato ricoverato e dice di avere trovato quello che nessuno si aspetterebbe. La cortesia, la competenza dei medici, del personale sanitario, l'accoglienza, la signorilità con cui è stato trattato, non perché era Gerardo Sacco, ma perché era una scelta, un metodo che praticamente toccava tutti quanti. Ecco, e poi Gerardo vorrebbe che i tantissimi giovani, anche molti laureati, che sono in giro per il mondo, dove hanno trovato occasione di lavoro e hanno trovato risposte ai loro sacrifici, vorrebbe che tornassero qui per rifare una Calabria nuova, una Calabria più bella, una Calabria all'altezza della tua storia. Una storia che Gerardo, da autodidatta, ho detto prima che la sua scuola si è fermata alla quinta elementare, da autodidatta ha approfondito, egli conosce benissimo la storia della Magna Grecia, che è il nostro momento più glorioso. Ecco, tornare a questi momenti di autentica grandezza, anche questo sarebbe la incarnazione dell'Arabo Fenice. Sarebbe anche la resurrezione della Calabria. Sarebbe la resurrezione della Calabria. Ma, e mi avvio alla conclusione, l'Araba Fenice non è solo la musa ispiratrice di questo libro, anche l'altro al quale facevo riferimento prima, Sono Nessuno, porta il segno del volo dell'Araba Fenice. Lì Gerardo racconta la sua vita, una vita fatta di stenti, uso una parola forte, di povertà. Lo usa Gerardo quando, nella parte finale anche di questo libro, ricorda, oltre che Anna, la donna che ha amato, che continua ad amare, dopo tantissimi anni che non c'è più e che lui considera la ispiratrice vera delle sue opere. Ma c'è una pagina dedicata anche alla mamma. E la mamma ha dato questo messaggio. Vedi, noi siamo tanto poveri, ma siamo persone oneste. Tu quando li avrai, parlava Gerardo bambino, quando avrai i tuoi figli, educali alla onestà,
che è il bene più grande che possa esserci. Ecco, dicevo, l'arabo fenice è anche nel primo libro. Gerardo parte dal nulla ed arriva ad essere quel che oggi è. L'orafo più grande, più noto, più conosciuto, più apprezzato nel mondo. Ha dei copiatori, verso i quali però non ha acredine. E credo che non abbia acredine perché c'è una differenza profonda tra l'artigiano e l'artista. L'artigiano ha due servette fedeli che sono le mani, con le quali riesce a fare quel che può fare. Ma se queste due servette ricevono anche l'impulso della mente che pensa e del cuore che sente, allora l'artigiano diventa artista. E Gerardo è artista, perché oltre ad avere le mani con le quali fa miracolo, sono mani che ubbidiscono ai richiami della mente e del cuore. E che sia un grande artista, lo hanno detto prima di me, e lo sanno prima di noi tutti, alcuni grandi che non ci sono più. Basterebbe pensare al giudizio che ha dato Zeffirelli, quando tra le tante altre cose ha detto: Gerardo mi ha insegnato a capire meglio con i suoi gioielli i personaggi delle mie opere, e quindi io sono eternamente grato a questo mirabile genio, a questo artista grandissimo. E poi ricordo e chiudo un giudizio bellissimo che ha dato uno scrittore calabrese che ormai non c'è più, il quale, te lo ricordi, no? Saverio Strazzi ha avuto un po' una vita parallela a quella di Gerardo. Autodidatta, ha fatto il muratore, ha fatto l'aiutante muratore, poi è riuscito ad essere uno dei più grandi scrittori del Novecento. Che ha detto di Gerardo? È il nuovo Vulcano, il primo fabbro artista che ha dato alla sua donna il primo grande gioiello. Questo è Gerardo Sacco. Noi a lui siamo grati perché attraverso l'arte orafa ha raccontato la Calabria, la sua storia, e attraverso l'arte orafa porta in giro il nome della Calabria, soprattutto della Calabria di ieri. La Calabria che è mito e che è leggenda, ma il mito e la leggenda non sono altro che una storia interpretata dal popolo, e Gerardo al popolo è vicino e dal popolo raccoglie una storia diventata mito, diventata leggenda. Grazie professor Bosso per questa ampia e dettagliata presentazione del vostro capolavoro del maestro Gerardo Sacco. La parola al giornalista Francesco Costere, nonché autore del libro scritto appunto a quattro mani con il maestro Gerardo Sacco. Per la seconda volta, come salutiamo il prefetto. Francesco, quindi dicevamo, lei per la seconda volta ha raccolto le idee del maestro Gerardo Sacco, per la seconda volta si è affidata a lei. Lei definisce in questo libro il maestro un superbo ambasciatore di positività. Come ha conosciuto questo superbo ambasciatore di positività? Ma intanto volevo ringraziare l'amministrazione comunale per questa opportunità che ci ha offerto questa sera il sindaco Magorno. Come ho conosciuto Gerardo? È stato un incontro, diciamo, casuale, ormai diversi anni fa all'Università della Calabria,
in una giornata molto importante, molto significativa, che è rimasta tra i momenti più belli vissuti dall'Ateneo, diciamo, nella sua storia più recente. Io ricordo che il rettore La Torre mi invitò a organizzare un momento dedicato appunto a Gerardo, e ricordo l'Aula Magna piena come non mai di calabresi importanti, ma soprattutto di studenti, e mi colpì molto quello che successe immediatamente all'inizio di questa bellissima giornata. E ricordo che Gerardo venne invitato a prendere la parola e cominciò a leggere un discorso, diciamo, un testo che aveva evidentemente preparato, e tra la sorpresa generale, a un certo momento, dopo poche righe, mise da parte questo testo, dicendo in maniera molto... dicendo sostanzialmente: guardate, io non è farina del mio sacco, io non sono appunto il Gerardo Sacco che stavo cominciando ad illustrarvi, sono un'altra cosa. Vi racconto la mia vita, che è fatta, è una vita di semplicità, è una vita di sacrifici, una vita di momenti difficili, ma allo stesso tempo di rinascite, di idee sempre nuove ed originali. Ecco, vi voglio soprattutto raccontare come è possibile superare le difficoltà e come è possibile, rimboccandosi le maniche, imparando a guardare al territorio, a leggere, diciamo, la storia, la cultura, le tradizioni che questo territorio è capace di offrire, come è possibile dare voce ad una storia che il più delle volte rimane una storia inespressa. Ecco, alla fine di quella testimonianza io vidi scattare in piedi, letteralmente in piedi, soprattutto gli studenti, che erano stati... Non è difficile, non è facile tenere buoni gli studenti, no? Soprattutto per un periodo, per un tempo direi significativo, no? Quando si passa la mezz'ora, solitamente, se non c'è un certo interesse, gli studenti non ti seguono. E invece notammo tutti un silenzio assoluto, che significava appunto che c'era una partecipazione interessata da parte di questi ragazzi, che poi appunto tributarono a Gerardo un lunghissimo applauso. E quindi in quel momento capii che, insomma, sarebbe stato opportuno provare a raccogliere in maniera più organica la testimonianza di Gerardo. Quindi io l'ho conosciuto in quella circostanza, siamo nel 2008, abbiamo iniziato l'ho conosciuto nel 2008, e quindi da quel momento ho avuto la fortuna, devo dire il piacere, di seguirlo in questa sua straordinaria capacità, non solo di non fermarsi mai, ma di regalare ad ognuno di noi qualche cosa sempre di nuovo, di originale, di straordinariamente, straordinariamente legato alla vita del passato, che è una esperienza del passato, che è un'esperienza che è riuscita più di ogni altra cosa a stimolare il suo genio creativo. Ecco, io ho letto questo libro tutto in un fiato e mi complimento con lei, perché nella scrittura che ha utilizzato ha davvero rispecchiato la semplicità e l'umanità che caratterizza il maestro Gerardo Sacco. Io la prima volta che l'ho incontrato, il maestro, che comunque è un personaggio di fama internazionale, magari si è abituato a vederlo un po' sulle sue. Il maestro invece ha dimostrato di essere una persona umilissima, una persona davvero che i giovani oggi soprattutto devono prendere d'esempio. E leggendo questo libro credo che possano trovare lo sprono proprio per poter realizzare i propri sogni e raggiungere i propri obiettivi. Guarda, se mi posso permettere, è vero, e ti ringrazio per quello che stai dicendo, però vorrei, si tratta di pochissime righe, leggervi quello che una studentessa, una
giovani studentesse della 12 anni. Di una scuola di Fuscaldo, ha donato a Gerardo l'altro ieri, lui ha incontrato questa scolaresca e alla fine gli ha dato questo breve messaggio, ma che secondo me sintetizza in maniera mirabile quello che stiamo dicendo. La sua vita, che all'inizio si è dimostrata un po' difficile, ma che poi le ha portato molto successo, ci fa capire che non bisogna mai arrendersi, che si deve sempre credere in se stessi, anche se tutto non va per il verso giusto, perché poi le cose potrebbero migliorare. Quindi, se si ha un sogno, non si deve mai smettere di crederci e soprattutto bisogna sempre impegnarsi affinché si possa realizzare. In effetti questa è una straordinaria sintesi. No, dopo una riunione così, 200 ragazzi, appunto, questi bambini, 11-12 anni, alla fine mi ha voluto scrivere questa sua conclusione che ha preso durante questo nostro incontro. Ed è bello, perché esatto. Poi è una delle chiavi di lettura proprio di questo libro, perché poi ne ha tante. C'è l'arabba felice. Esatto. E proprio parlando di bambini, e poi ci arriviamo alla conclusione perché abbiamo detto davvero tanto, nel suo libro racconta di quel bambino di 12 anni che sulla spiaggia, mentre i suoi compagni, i propri compagni giocavano, fece una collana di cuticchie. Ecco, quanti ancora, in quanti bambini oggi possiamo vedere quel bambino che era lei? Qui c'è una risposta doppia, diciamo, perché se l'avete visto c'è dentro, c'è proprio la fotografia di questa collana. E allora, chi di voi non ha giocato in riva al mare con quei sassolini levigati a pelo d'acqua che la faceva andare più lontano? Noi che avevamo cuticchi in dialetto, non lo so voi, comunque sassolini levigati, ecco questa collana qui. E allora il mio maestro, che non mi ha insegnato niente, cioè quando era solo, era bravo come esecutore di gioielli, ma creativamente era zero. No, era ignorante come me, perché aveva fatto gli studi arti come me, si era più trent'anni anche lui. E allora già ho capito una cosa quando stavo lì, che dovevo stare attento non solo a non ripetere quello che, non solo che non insegnava, ma non dovevo ripetere quello che diceva, perché ero rivista faccione, tipo questa collana che non me la scordo per tutta la vita. Allora io ho fatto questa collana, mi sono portato queste 10 cuticchie e l'ho fatto con un po' di ottone, questi castoni li ho uniti ed era bellina veramente. Allora lui, orgoglioso, perché era sempre il mio maestro, ha fatto vedere al suo amico, che è un professore di lettere, ricordo ancora, il professore Vincenzo Campana, ci ha detto: Vincenzo, guarda che bella collana ha fatto Gerardo. Lui rispose, il professore disse: caspita, veramente bella, somiglia a un gioiello etnico. Che significa un gioiello etnico? Una collana con questo cuticchio ho fatto io. Ha detto: sa che significa, no? Carmine, un carminuccio, il carmine, il carmine. Ha detto: sa che significa? Come no? E vicino a Catania, sotto l'Etna, ma che cacchio dici? E gli ha spiegato il significato dell'etnia e dell'Etna. E allora, un altro insegnamento che ho avuto in questo caso. E io ho detto: Dio mio, io sono ignorante, che non sapevo di etnia, lettera, via seguito. Ora, ma lui che non lo sa e fa la figura dello stupido, da lì poi, quando non saprò una cosa, anche se ho un minimo dubbio, non lo dirò mai, dirò che non lo so, perché è meglio fare la figura dell'ignorante che dello stupido, come l'ha fatto lui. Esatto. Bene, vogliamo adesso proiettare l'immagine del gioiello che il maestro ha donato a Diamante, proprio che va a, non so se già c'è, che va a riprendere. Io mi sono dimenticato di dire una cosa importante. Ah, un attimo, il microfono al sindaco. Di farvi vedere una cosa importante. Una delle ragioni per le quali la senatrice Segre ci ha detto subito di sì, non è facile che lei dica di sì a presiedere una qualsiasi
comitato o partecipare a una iniziativa, ma una delle ragioni per cui ci ha detto di sì, non so se c'era pure Lucia quando ce l'ha detto la sua segretaria, è perché quando io sono diventato senatore abbiamo fatto una straordinaria iniziativa in Senato, forse la prima, dove abbiamo parlato del cielo. Abbiamo invitato la segre che è venuta e le abbiamo donato, lei gli ha donato, perché i doni che facciamo noi sono tutti opere di maestro, opere di donazione, il risultato della cittadinanza onoraria di donazione del maestro Gerardo Sacchi. Lei ha avuto in dono un gelo d'argento realizzato dal maestro Sacchi, che lei ha messo nel suo salotto e che è là, io ho la fotografia, questo che è il cielo che è nel salotto della Segre e che lei conserva con grande... Ma io ricordo anche perché... Ed è una delle ragioni per le quali ha detto subito di sì alla richiesta di essere presidente del comitato onorario della... Abbiamo aperto quello spettacolo e c'era un cedro... C'è anche la stima che ha perfetto. C'era anche la collana con un cedro pendente, lei l'ha voluto indossare, che io gli ho praticamente messo al collo, proprio lì eravamo al Senato, no? Mi sembra proprio eravamo... Al Senato. Quindi è stato veramente un motivo d'orgoglio per me, io ringrazio veramente te, ringrazio la città di Diamante, perché senza di voi non avrei conosciuto una donna che adoro, che amo, perché veramente non so come fa qualcuno a dire delle cose contro, veramente una santa, per me è una santa, grazie. Ed ecco maestro di tutti noi l'immagine del gioiello che, come dicevo, il maestro ha donato a Diamante proprio in occasione di quello che è il... Diciamo che questo è stato merito proprio di Diamante, perché è stato facilissimo per me ispirarmi a fare un'opera simile. Ho fatto l'arba in tutte le salse, come si vuol dire, no? Su argento, con smalto, col cesello, fusione cera persa, incisa. Però qui ho pensato il corpo, cioè le ali e il becco, la testa, con dei peperoncini, il corpo col cedro, e poi sotto c'è praticamente il monumento della cultura, quale può essere l'anfiteatro, no? Cultura, spettacolo, educazione e tutto, e l'altra è l'isola di Cirene, un po' sbiadita, è venuta. Ma poi la fortuna che è stata, qual è? Che una città che ha un nome che si chiama Diamante, io che faccio l'orafo, gioco in casa, poi l'ho fatto Diamante, c'ha 8 sfaccettature. Le lettere che compongono la città di Diamante sono 8 lettere, quindi ogni sfaccettatura che lì sembra scritto, però vi assicuro, se lo vedete in piccolo, è meraviglioso. E stasera, questi pochi in famiglia che siamo qui, vi ho portato un'anteprima in assoluto, la nostra bellissima modella del luogo che ti parla, Alice, che è come se fosse... Avanti in modo tale che anche vedere, qui c'è questa collana con le maschere apotropaiche, queste maschere portafortuna, e poi tutti che dalla bocca escono cedri e peperoncino, la stessa cosa con il bracciale, gli orecchini in tema, però senatore, quando finisce il telefono deve vedere una chicca, devi girare. No, guardate tutta roba qui, questa cascata ancora con i peperoncini, queste perle, e questo medaglione che l'ho fatto in 2 giorni, che in piccolo si vede molto bene. Quindi questo sarà fatto un poco più piccolo, che lo può indossare alla senatrice Segre, come vedete. Quindi l'avete visto solo voi stasera, belli pochi, ma buoni veramente. Quindi poi la cosa che sarà, tieni il microfono un attimo, che tutto ormai lo chiedono, questo è un brevetto, questo loring, e l'ho fatto tanti anni fa con il mio carissimo amico, il professore e il suo monaco, che veramente anche bisogna clonarlo. Io ho sempre detto,
Se, insomma, questa mascherina la fermi, mi confondo. Ogni città dovrebbe avere un mezzo monaco. E questo mi è venuto l'idea proprio a Toronto, cioè dove c'erano tutti i calabresi miliardari che c'era la cena al Columbus Day, prendevano dalla tasca un pezzo di carta e prendevano il peperoncino, la cosa antipatica, con il frac, con lo smoking, questa carta. Allora mi è venuto in mente a me di fare qualcosa di piccato. Quindi come farlo? Quindi fatto questo, vedete qui, non è che si deve avvitare, cioè, si mette subito con il brevetto, con c'è un O-ring con la gomma dentro, si piega, si toglie e uno impreziosisce la pietanza. Geniale, davvero. Felice di molta fortuna. Ricordiamo bene, l'aveva presentato qui qualche anno fa, c'era rimasto. E adesso è in commercio finalmente dopo tanti anni, perché sono tante le cose che devo fare e non posso fare tutto quanto. Quindi, come vedete, qui c'è tutta la Calabria, come avete parlato, tutto il territorio attraverso quel mio lavoro. È quello che sempre sostengo, che se tutti noi ci applicassimo nelle arti, nei mestieri e anche nella politica, senatore, molte cose cambierebbero in questa veramente regione. Comunque, grazie. Parla un figlio dell'ultima città d'Italia. Grazie maestro per questa fantastica testimonianza, grazie agli ospiti, grazie al professor Bozzo, grazie al giornalista Costone, grazie a tutti voi per la vostra presenza. La parola a te, Mariana, di nuovo. Grazie a voi, mi unisco ai saluti, ma soprattutto questa era solo la prima di questo diamante tutto l'anno, come dicevamo. Voi continuate a seguirci, insomma, ne avremo sempre una di più da raccontarvi. Rimanete con noi. L'amministrazione del comune di Diamante vi invita a visitare.